attivare la stazione di Blippi! Mi sveglio e già lo so, con le mie domande imparerò! Blippi! Che bella! Quell'ape sembra molto indaffarata! E anche quell'altra! E anche quella laggiù! Sono tutte indaffarate! Beh, tranne quella là! Quelle api sono impegnate a fare il miele! Mi domando! Come fanno le api a fare il miele? Sì! Potremmo entrare in quell'alveare! Mi serviranno le ali e il braccio dell'escavatore! Ali, braccio escavatore, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ora dobbiamo soltanto diventare come un'ape, cioè più piccoli! Miniaturizzazione! Hai ragione, Tubbs! La lingua dell'ape è nel fiore! Ciao! Io sono Blippi e lui è Tubbs. Mi domandavo, come fate a fare il miele? Ciao, io sono Baciafiori, il miele, hai detto? Siete proprio nel posto giusto! Allora sto usando la mia lingua per succhiare questo dolce nettare. È così che noi api iniziamo a fare il miele. Bene, è ora di ronzare fin dentro l'alveare. Seguitemi! Attenzione, c'è un po' di movimento. È come una fabbrica di miele. Baciafior, ma stanno tutte masticando nettare! Certo! Lo mastichiamo, è ciò che noi facciamo! In questo modo diventa più denso, è normale, non fa senso! Ho fatto un'altra rima! E dopo averlo masticato, poi diventa miele! No, no, c'è molto da mostrare! Mastichiamo e poi ingoiamo! Il nettare rimane nella nostra pancia, diventa miele e poi lo mettiamo nelle celle del favo! Nelle celle del favo? Sì! È dove noi conserviamo il miele! Ah! Ed è possibile assaggiarne un po'? Oh, cielo! Potrebbe sembrare strano, ma sbattendo le ali rendiamo il miele più denso! È un'abitudine! Bello! Sì, Tubbs! Ora ho la risposta alla mia domanda! Come fanno le api a fare il miele? Succhiano il nettare dai fiori, lo masticano, lo conservano nello stomaco, mettono il miele nel favo e sbattono le ali per riscaldare l'aria! Carica la risposta, Tubbs! Ciao, Baciafior! Grazie per l'ape ritivo! Ciao! Fa veramente caldo oggi, ma il mio ghiacciolo si sta sciogliendo tutto sulla mia mano. Mi domando, perché il ghiacciolo si scioglie tutto sulla mia mano? Come hai detto, Tubbs, entra in quel furgoncino dei gelati e chiedi a un esperto. Questa è un'idea geniale! Mi serviranno le ali, il braccio escavatore e le zampe da papera. Ali, braccio escavatore, zampe da papera, confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire perché il mio ghiacciolo si scioglie sempre tutto sulla mia mano! Miniaturizzazione! Woohoo! Sono nel furgoncino dei gelati! Ciao amici, benvenuti! Sono Mora Gelata, il ghiacciolo, lieta di conoscervi! Ciao Mora Gelata, io sono Blippi! Mi domandavo perché il mio ghiacciolo si scioglie sempre tutto sulla mano! Ti posso rispondere io, ma prima un po' di fresco divertimento! Oh, sì, ci sto! Snowboard sul gelato! Scivolo sugli zuccherini! E snorkeling nel cioccolato fondente! Mora Gelata, tu ti stai sciogliendo! Sì, mi sto sciogliendo perché fa troppo caldo! Ma mi raffredderò nel freezer e starò bene in un attimo! Che bel gelo!
come va lì dentro adesso? Fa freddo freddissimo! Adesso sono a posto! Wow! Deve fare proprio freddo lì dentro, vero? In effetti lo è, perché è meglio stare al fresco quando sei un dolce freddo come me. La mia temperatura ideale è 32 gradi Fahrenheit, ovvero 0 gradi Celsius. Finché rimarrò a questa temperatura, non mi scioglierò mai. Buono a sapersi! È quello che è successo prima col mio ghiacciolo. Quando era fuori dal freezer, al caldo nella blippi mobile, mi si è sciolto in mano. Forse il tuo ghiacciolo sarebbe dovuto venire a trovarci. Hai ragione! Vale a dire che abbiamo la risposta alla mia domanda! Perché il mio ghiacciolo si scioglie tutto sulla mia mano? È perché... i ghiaccioli si sciolgono se fa troppo caldo. Ecco perché li teniamo nel freezer. Carica la risposta, Taps! Mora gelata, grazie per questo gustoso viaggio nel tuo mondo di ghiaccio. A presto, Blippi! Ciao, ciao! Adoro il cioccolato! Solo un po' una volta ogni tanto. Lo adori anche tu, Dibo? Hai ragione! I cani non possono mangiare il cioccolato! Fa male al loro stomaco! Mi domando, come si fanno le tavolette di cioccolato? Idea geniale! Possiamo andare in quella fabbrica di cioccolato e scoprirlo subito! Mi serviranno ali, Hovercraft e un motore a propulsione! Ali, Hovercraft, motore a propulsione, confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Entriamo nella fabbrica a fare delle tavolette di cioccolato! Ehi là! Non siete fave di cacao? Ne ho bisogno per iniziare a fare le tavolette! Direi di no! Io sono Blippi e lui è Dibo! Ciao Blippi! Ciao Dibo! Sono Etta, la tavoletta di cioccolato! Benvenuti nella mia fabbrica di cioccolato! Grazie, Etta! Vorrei vedere come sono fatte le tavolette di cioccolato! Possiamo venire con te? Cioccolatamente! Tutto inizia con le fave di cacao, che provengono dalle piante! E come fanno a diventare delle tavolette di cioccolato? Le fave di cacao fanno un piccolo viaggio! Prima tappa un bel bagno! Poi vengono arrostite e tostate, per poi essere trasformate in una polvere molto molto fina. La polvere di cacao viene poi mescolata con zucchero e latte e diventa dolce e saporita. Andiamo, Dibo! È ora di sciare! Oh? No, ma sarà divertente! Oh! Una Dibo tavoletta di cioccolato! Dopo il cioccolato si raffredda in forma di tavolette, le avvolgiamo e sono pronte! Da-da! Oh, voi due siete identiche e io ho la risposta alla mia domanda! Come si fanno le tavolette di cioccolato? Le fave di cacao vengono lavate, tostate, polverizzate, mescolate con latte e zucchero e poi il tutto raffreddato in una tavoletta di cioccolato! Carica la risposta, Dibo! Etta, grazie per questa dolcissima gita! Quando vuoi! Ciao, Blippi! Ciao, ciao! Cosa c'è di meglio di un delizioso pezzo di frutta? Hai ragione, Dibo! Anche le verdure sono deliziose! Mi domando, quale differenza c'è tra la frutta e la verdura? Suggerimento super! Faremo una visita in quell'orto per capirlo! Mi serviranno le ali e il braccio acchiappatutto! Ali, braccio acchiappatutto, confermati! Blippi e Dibo scoprono il cibo! Attivare la stazione di Blippi!
miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Eccoci qua! Siamo in un orto di quartiere dove crescono diversi tipi di frutta e anche di verdura. Guarda, laggiù c'è qualcuno! Fatevi avanti! Siete i prossimi concorrenti del gioco a quiz presentato da me, Smilzo il cetriolo! Frutta o verdura! Ci dite i vostri nomi? Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo. Ora, Blippi e Dibo, un ripasso veloce prima di iniziare. Tutti i frutti hanno un nocciolo o dei semi e crescono su una pianta con dei fiori. I frutti hanno noccioli o semi e sempre fiori, capito? Ah, e invece le verdure sono diverse, hanno radici e foglie. Capito anche questo? Fantastico, e allora giochiamo! Dimmi, Blippi, questa carota è un frutto o... Questa carota è una verdura, perché è una radice e ha anche le foglie. Esatto! Procediamo con la seconda domanda, Blippi. Allora dimmi, questo pomodoro è un frutto o è invece una verdura? Questa è difficile. Allora, il pomodoro cresce su una pianta, però ha anche i semi. Provo a indovinare, è una verdura? Oh, che peccato! Il pomodoro è un frutto! Ora la tua ultima domanda, Blippi. Sai dirmi se questa bella fragola è un frutto oppure una verdura? La fragola è un frutto? Sì, la fragola è un frutto! E hai dato due risposte corrette! Quindi questo trofeo è tutto tuo! Grazie, Smilzo il cetriolo! E ora ho anche la risposta alla mia domanda. Quale differenza c'è tra la frutta e la verdura? Le verdure hanno radici e foglie. E i frutti hanno fiori e un nocciolo o semi. Carica la risposta, Dibo! Ciao, Smilzo il cetriolo! Ciao e congratulazioni, Blippi! Questo è il nostro gioco! Io sono Smilzo il cetriolo e, a proposito, sono un frutto! Alla prossima, con un ospite speciale, Madame Mango su frutta o verdura! Quello che cos'è? Sì, hai ragione, Dibo. Credo sia un allestimento per il Día de los Muertos, il giorno dei morti. Mi domando, in che cosa consiste il Día de los Muertos? Sì, idea geniale! Chiediamolo a quel ragazzo e scopriamolo! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo. Oh, ciao, io sono Paco. Paco! Che cosa stai facendo? Sto facendo un'offrenda. Fa parte della celebrazione messicana in cui ricordiamo i membri della famiglia che non sono più con noi. Ma io ho un problema. Cosa c'è che non va? Non ricordo niente della mia bisabuela Rosa. Ho bisogno di sapere che cosa le piaceva, così posso preparare un'offrenda per lei. Idea geniale, Dibo! Possiamo tornare indietro nel tempo e incontrare la tua bisabuela Rosa! Dai, vieni, seguici! Mi serviranno le ali! Ali, confermate! Attivare la stazione di Blippi! Torniamo indietro nel tempo! Oh, chissà dove siamo! Benvenuti in Messico! Oh, bisabuela Rosa! Sì? Ciao, io sono Paco, il tuo pronipote dal futuro! Oh, hola, mi hijo! E chi sono i tuoi amici? Loro sono Blippi e Dibo. Ciao! Hola! E che cosa ci fate qui? Non dirmi che non sai come fare una offrenda per me! Ecco... Esatto! Non ne hai idea! Bueno, vi mostrerò tutte le mie cose preferite! Andiamo! La prima cosa che amo è andare in moto! Veloce! Vai davvero molto veloce! La mia seconda cosa preferita sono le arance!
sono così succose e saporite. Sì. Oh no! Possiamo fare qualche spremuta d'arance. Seguitemi! Eccoci! La mia terza cosa preferita è la musica! Io adoro la musica! E allora devi ballare! Sì! Grazie, Blippi, per avermi aiutato a conoscere la mia bisabuela Rosa. È stato un piacere, Paco, e io ho avuto la risposta alla mia domanda. Per celebrare il Día de los Muertos si può fare un'offrenda con alcune delle cose che rappresentano veramente lo spirito dei nostri cari. Carica la risposta, Dibo. Ciao, Paco! Ciao, Blippi! Piano! Sta attento! Oh, ho una fame! Ah, questi cereali sono mollicci! Mi domando, perché i cereali diventano mollicci? Idea geniale, Dibo! Ci miniaturizziamo e lo scopriamo! Mi serviranno le ali, le zampe d'anatra e il braccio acchiappatutto! Ali, zampe d'anatra, braccio acchiappatutto, confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Hai ragione, Dibo! Sono molto duri! Attenti! E lei chi è? Io sono Slurp il cucchiaio! Sergente Slurp il cucchiaio per voi! Salve! Io sono Blippi e lui è Dibo! Siamo qui per capire perché i cereali diventano mollicci! Beh, allora io sono il vostro uomo! Questi croccanti pezzi di cereali sono duri come chiodi! L'unico problema è che abbiamo il latte in arrivo tra meno di 30 secondi! E quindi che cosa succede? I cereali si bagneranno tutti, Blippi! A prima vista possono sembrare solidi al 100%, ma se li guardi da vicino noterai che sono porosi, cioè pieni di tanti piccoli fori! Buona idea, Dibo! Vado a raccogliere un po' di informazioni, tu resta qui a vigilare! Seconda miniaturizzazione! È come una caverna, ma fatta di cereali! Tutti quei buchi attraverso i quali stai volando sono spazi aperti che il latte riempirà e questo renderà i cereali mollicci! Poi si espanderanno e si spalderanno! Latte in arrivo! Stanno tutti sfaldando! È ora di andarsene! Espansione! Non c'è tempo per fare il bagno! Abbiamo una missione di salvataggio cereali da completare! Ora che il latte si è infiltrato nei cereali, dobbiamo raccoglierli in fretta prima che si ammollino! Ci pensiamo noi! Ci siamo, visto? Nei pochi minuti in cui i cereali sono stati nel latte hanno assorbito il liquido attraverso i fori, proprio come succede quando una spugna assorbe dell'acqua. Con il vostro aiuto abbiamo tirato fuori tutti i cereali senza problemi. Ben fatto, Troop! Grazie, sergente Slurp! E io ho avuto la risposta alla mia domanda: perché i cereali diventano mollicci? I cereali diventano mollicci quando il latte riempie tutti i piccoli fori dei cereali e questo li fa espandere fino a farli sfaldare. Carica la risposta, Dibo. Riposo, truppa! Sì, signore sergente Slurp! Grazie per la missione!
quell'uccello trasporta tanti ramoscelli! Giusto, Dibo! Li sta portando al suo nido! Mi domando, come fanno gli uccelli a costruire un nido? Sì, buona idea! Seguiamo quell'uccello e vediamo se ci mostra come fa! Mi serviranno le ali e il braccio acchiappatutto! Ali, braccio acchiappatutto, confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo. Oh no, cosa è successo al tuo nido? Ciao Blippi, ciao Dibo, io sono Jody. Il mio nido è stato danneggiato da un temporale l'altra notte. Oh, non preoccupatevi, ovetti. La mamma ora va in missione per ricostruire il nostro nido. Ci stavamo proprio domandando come si fa. E a me servirebbe un'ala in più per badare alle mie due uova. Beh, a questo potrebbe pensarci Dibo. Oh, grazie Dibo. Allora Blippi, vieni con me a prendere il necessario? Ramoscelli, erba e fango. Sono tutti vicini alla casa di Jake, quindi dovremo tenerlo occupato. È molto poco amichevole. Su, andiamo! Ciao, bell'uccellino! Jody, a che punto sei con l'erba? L'ho appena raccolta! È ora di prendere il fango! E adesso metto il fango dentro al nido! E ora ci servono solo quei ramoscelli in cima a questo ramo! Oh no! Ancora lui! Oh! Oh! Grazie, Dibo! Inizia la costruzione! Prima faccio un cerchio di ramoscelli ed erba. Dopodiché aggiungo altri cerchi di ramoscelli uno sull'altro. Oh! E usi il tuo becco per fare tutto? Sì, e infine metto il fango come colla. Tiene ben saldo il nido. Il tuo nido è un capolavoro, Jody! E io conosco la risposta alla mia domanda. Come fanno gli uccelli a costruire un nido? Gli uccelli come Jody raccolgono delle cose naturali come erba e ramoscelli. Poi usano il fango per tenere tutto insieme. Carica la risposta, Dibo! Ciao Blippi! Ciao Dibo! Grazie per il vostro aiuto! Ciao ciao Jody! Ciao Ovetti! Ehi! È un camion dell'immondizia! Sì, l'ho riconosciuto anche dall'odore! Wow, Tubbs! Anche tu lo trovi puzzolente! E tu sei un robot! Aspetta, che cos'è questo ronzio? Da dove arriva? Oh, delle mosche! Ehi! Quelle mosche sono appena entrate nel camion dell'immondizia! Mi domando, perché alle mosche piace l'immondizia? Idea geniale, Tubbs! Possiamo entrare nel camion dell'immondizia per scoprire la risposta. Mi serviranno delle ali. Ali confermate. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire perché le mosche adorano l'immondizia. Miniaturizzazione! Trattieni il respiro, Tubbs! Stiamo per entrare! Sono nel camion dell'immondizia! Benvenuti! Io sono Razio, la mosca! Sembra sia la vostra prima volta qui, giusto? Ciao, Razio! Io sono Blippi. Questa è la mia prima visita a un camion dell'immondizia. Un po' puzzolente, eh? Non per me! Io adoro la puzza! Seguimi! Facciamo un giro! Questo posto è il mio parco giochi! Oh, scivola, scivola! Ops, scusatemi! Ehi, Orazio, perché alle mosche piace l'immondizia? Perché è deliziosa e l'immondizia mi fa volare! Abbiamo fagioli puzzolenti, formaggio ammorbito, cartoni della pizza unti e persino poltiglie di avanzi misteriosi! Ops, scusate, colpa dei fagioli.
se vuoi posso darti un passaggio al volo fino a un giardino o dove vuoi tu. Orazio? Oh. Eh? Dove sei finito? C'è di tutto qui, nell'immondizia. Oh, questa è torta? Oh no, non era torta. Buona comunque, mi va bene qualsiasi cosa e mangio qualsiasi cosa. Orazio ha più energie adesso. Ah, ora credo di avere la risposta al perché le mosche adorano l'immondizia. È perché ne adorano l'odore e lì ci trovano del cibo. I gusti sono gusti. Carica la risposta, Tabs. Sì, signor Blippi, per me un camion dell'immondizia è come un ristorante a buffet aperto notte e giorno. Oh. Woohoo! Vai, Orazio! Grazie! Ciao, Blippi! Guarda che bel fiocco di neve! Sono d'accordo, Dibo. I fiocchi di neve sono molto belli. Mi domando, come è fatto un fiocco di neve? Hai ragione, Dibo. Possiamo andare su una nuvola e scoprirlo. Mi servono il braccio acchiappatutto e le ali. Braccio acchiappatutto, ali confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire come è fatto un fiocco di neve! Siamo molto in alto e fa veramente molto freddo qui! Oh, che bella aria fresca! Sono unica! Benvenuto nella mia nuvola! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo! Sembra che tu ti stia allenando duramente! Hai ragione! Sono una piccola particella! Presto sarà un grande fiocco di neve! Mi passi una nuvola di vapore acqueo? L'acqua nella nuvola si congela su di me e mi crescono molti altri cristalli! Un fiocco di neve può contenere fino a 100 cristalli di ghiaccio! Tutti quei cristalli di ghiaccio ti hanno resa molto, molto forte, Unica! Ecco. Va a prenderlo, Dibo! Ora che peso abbastanza, posso cadere verso il suolo! Seguimi! Evviva! Ogni volta che il vapore acqueo ti si attacca addosso e si formano cristalli di ghiaccio, diventi ancora più grande e più spettacolare! Grazie! Tu hai 6 punte come gli altri fiocchi di neve, però il tuo disegno è diverso da tutti gli altri, vero? Esatto, nessun fiocco di neve è uguale. Ciò vuol dire che nessuno è come me. Ecco perché mi chiamo Unica! Un pupazzo di neve! Perfetto! Atterrerò lì con il resto della mia squadra. Ci siamo quasi! Atterraggio riuscito! Molto bene, Unica! E io ho la risposta alla mia domanda. Come è fatto un fiocco di neve? Inizia come una particella nell'aria e raccoglie cristalli di ghiaccio mentre diventa sempre più freddo, formando un fiocco di neve unico e diverso dagli altri. Carica la risposta, Dibo. Ciao ciao, Unica! Ciao, Blippi! Insalata! Oh, grazie, Tabs! Non mi ero accorto di avere della lattuga tra i denti! Credo che uno spazzolino aiuterebbe! Mi domando, come si usa uno spazzolino per lavare i denti? Che idea geniale! Possiamo seguire uno spazzolino mentre lava dei denti! Mi serviranno delle ali! Ali, confermate! E ora andiamo a esplorare! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! È ora di farsi piccoli e entrare in una bocca! Miniaturizzazione! Oh!
siamo all'interno della bocca! Hai ragione, Tubbs! Ci serve un modo per pulire questi denti! Uno spazzolino aiuterebbe? Ciao, sono Lino Spazzolino! E tu chi sei? Ciao, io sono Blippi e lui è Tubbs! Voglio scoprire come usare lo spazzolino per pulire i denti! Bene, direi che lo stai chiedendo allo spazzolino giusto! Saltate su e vi mostrerò il modo migliore per poterlo fare bene! Sì, ci sto! Ehi, Lino Spazzolino, è dentifricio quello sulle setole! Sì, signore! Aiuta a mantenere i denti sani e liberi dal cibo! Allora, vi mostro come si procede. Iniziamo prima con il lato frontale. Facciamo dei cerchi piccoli piccoli su ogni dente. Bene, qui abbiamo finito. Ora passiamo al lato interno. Ci giriamo, ci ribaltiamo. Cerchi piccoli piccoli intorno al dente. Sì, bene, facciamo altri cerchi. Cerchi, cerchi, cerchi. Questi denti sono i molari. I masticatori si chiamano così perché fanno la maggior parte del lavoro. È vero, Tubbs. Lavarsi i denti è una cavalcata sfrenata. Evviva! Credo di avere la risposta alla mia domanda. Come si usa uno spazzolino per lavare i denti? Si puliscono spazzolando davanti, all'interno e in mezzo, con tanti piccoli movimenti circolari. Così si rimuovono tutti i residui di cibo e i denti tornano belli e puliti. Carica la risposta, Tubbs. Spero di esservi stato di aiuto. Spazzolate i denti 2 volte al giorno per 2 minuti ogni volta e avrete denti super scintillanti. Lo faremo! Grazie per averci fatto vedere come si fa! Ciao ciao!